Buonasera e benvenuti all'edizione speciale in trasferta del TG Sanse, un'edizione dedicata al derby di C2, CMP Pizzighettone contro Happy Sanse Basket. Una partita che si preannuncia spettacolare, spumeggiante e speriamo ricca di emozioni. La Sanse è chiamata a confermare la buona prestazione di domenica scorsa a Bergamo, sperando di riuscire a battere i rivali di sempre di Pizzighettone per riuscire a conquistare una buona posizione in classifica. Adesso non aspettiamo altro che sederci in tribuna e goderci la partita. Siamo all'intervallo del derbissimo di C2, CMP Pizzighettone contro Happy Sanse Basket. Una partita che sostanzialmente non è neanche iniziata, la Sanse non si è presentata in campo, partita male, già sotto 12-4 dopo 5 minuti, complici ottime giocate da parte di Pizzi e una difesa davvero inguardabile dei nostri. Subito time out per coach Riboldi, ma al rientro dalla sospensione la musica non cambia, Pizzi continua a condurre grazie a una buona difesa, cosa che invece la Sanse non riesce a mettere in campo. Subito più 10 Pizzi a fine primo quarto, che chiude avanti 22-12. Alla ripresa delle ostilità la Sanse fatica a carburare, solo alcune giocate dei singoli riescono a tenerci più o meno in partita.
Poi il terzo fallo di Trova, un fallo antisportivo a Galbarini e un tecnico a coach Riboldi compromettono del tutto la partita. Scivoliamo a meno 17 senza riuscire a riprenderci. Tanti palloni persi, così come era accaduto nel primo quarto, e una difesa davvero inesistente permettono a Pizzi di chiudere avanti 49 a 27 a metà partita. Adesso ci aspettiamo una reazione da parte della squadra di coach Riboldi. Alla ripresa dei giochi dopo la pausa lunga, la musica non sembra cambiare. I primi 4 minuti sono sulla falsariga dei precedenti, con la Sanse che non riesce a segnare, a parte con Trovati. Trovati che poi commette subito il quinto fallo, chiamandosi così fuori definitivamente dalla partita. Ribo chiama timeout e prova a schierarsi a zona. Espediente che permette ai nostri una piccola reazione, che però viene subito cancellata da Pizzi. Un Pizzichettone che non molla nonostante il grande vantaggio acquisito e mantiene sempre lo scarto sopra i 20 punti. Chiude il terzo periodo Pairone con un gran canestro che batte la sirena di pochi decimi di secondo, permettendo a Pizzi di chiudere sempre avanti 6-7-4-4. Il quarto quarto si apre con una Sanse nel pallone che forza molto in attacco, causando così molti palloni persi. Pizzi sfrutta le palle perse della Sanse e riesce a portarsi in vantaggio sul più 30, complice anche una difesa decisamente carente da parte dei biancoverdi. Un altro tecnico alla panchina Sanse chiude definitivamente la partita e Pizzi arriva con la siga, come si dice in gergo, a vincere il derby. 8-3-5-2 il punteggio per una partita che sostanzialmente non è mai iniziata. Passiamo ora a sentire i commenti del dopogara dei due allenatori. Siamo. Eccoci con coach Riboldi al termine di Pizzichettone Sanse Basket. 8-3-5-2 senza storia. Assolutamente senza storia. Giocato sicuramente meglio Pizzichettone, meriti a Pizzichettone, stati bravi. E stasera abbiamo preso quello che ci meritavamo di prendere sul campo. Si sono viste tante cose che non andavano bene. L'unica piccolissima reazione a metà del terzo quarto, quando vi siete schierati a zona. Su cosa pensi sia opportuno lavorare maggiormente in settimana? Sempre la difesa? Ma no, noi abbiamo prima di tutto bisogno di allenarci e recuperare i giocatori che abbiamo in condizioni fisiche non buone, perché è una settimana, anzi due o tre, che ci alleniamo mediamente in 8 in 9, perché c'è un problema uno, tre problemi l'altro, quindi questo è il primo problema. Sappiamo che siamo in deficit fisico, non abbiamo l'intensità che contraddistingue il nostro tipo di gioco. Stasera ci hanno sovrastato anche sotto quell'aspetto lì. Loro oggi hanno dimostrato di essere, secondo me, in un periodo molto buono, va tutto bene, stanno giocando bene, sono nel migliore periodo dell'anno per loro. Noi probabilmente non siamo in quelle condizioni qua. Abbiamo fatto una mezza impresa sabato scorso a Bergamo, stasera abbiamo trovato di fronte una squadra che è sicuramente più quadrata e più attrezzata, per cui questa è, secondo me, la lettura, insomma. Una sconfitta che al momento fa male, ma che si è analizzata magari prendendo come spunto la motivazione per fare meglio, diciamo, può essere un po' un punto di svolta? Ma sì, dipende come la si prende. Cioè, ci sta di perdere delle partite, ci sta che quando una squadra è più forte vince in questa maniera qua. Voglio dire, cioè, faccio degli esempi: all'andata con Lumezzane, che prima, o quel che lei, abbiamo vinto 77-45, no? E non è che loro hanno smesso di giocare, sono arrivati ancora più avanti di noi, quindi nella pallacanestro ci sta. Spero, credo, io fermamente in tutti i miei giocatori, per cui non ho nessun problema a pensare che reagiranno. Dobbiamo recuperare fisicamente, quello sicuro. Allora ringraziamo coach Riboldi e gli facciamo un in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie a voi. Siamo con coach Farina al termine del derby Pizzichettone-Sanse, una partita che combattuta nei primi due minuti, forse. Sì, diciamo così, diciamo più che altro che sono molto contento per la diligenza della mia squadra. Quest'anno ho proprio fatto la partita, quello che pensavamo di fare, sono stato molto molto abili ad applicare quello che pensavamo di fare durante la settimana, insomma. E tranne qualche piccola sbavatura proprio così, ma però un'inezia saprei, cioè parlare di sbavature questa o di errori questa sera sarebbe troppo brutto per loro, cioè sinceramente stati, mi hanno stupito in positivo, ma io so che loro le corde le hanno per suonare il violino. Adesso vedremo partita in partita.
Dopo un avvio difficile di stagione, complici anche due infortuni a due giocatori importanti, vi siete ripresi. La chiave per la svolta, diciamo, la vostra stagione qual è stata? Beh, sicuramente il non aver mai mollato anche nei momenti di difficoltà che ci sono stati, che pensiamo adesso c'è fuori Roberti, che questo campionato abbiamo fatto forse 5 partite al completo, forse ne ha 4-5, cioè, il che vuol dire che... Però forse è servito anche da stimolo, sai, in momenti di difficoltà, ovviamente con fuori Pablo e Nico, la prima parte del campionato abbiamo faticato molto, però sono stati molto bravi a non demordere, poi quando sono rientrati, stati pronti, eravamo già pronti anche con i ragazzi più giovani a dare l'impronta, quindi anche adesso se ci manca un elemento molto importante come Roberti, anche chi li sostituisce non demerita assolutamente. Come ha detto lei, non avete mollato nei momenti difficili, ma stasera anche... sul più 20, più 30, che c'era il rischio di perdere un attimo le redini della partita, siete sempre rimasti concentrati, avete sempre dominato il gioco. Ma quello di c'era il rischio di perdere le redini della partita non mi è sembrato, anzi mi è sembrato molto cioè molto regolare, cioè a un certo punto loro avevano anche poche inerzie, a un certo punto non c'hanno, non so, anche hanno dei problemi anche fisici anche loro, così, per cui ci ha facilitato il compito, ecco, noi però abbiamo fatto il nostro e abbiamo macinato il nostro modo di giocare, abbiamo trovato soluzioni da fuori, da dentro, così, le marcature, le chiusure sugli esterni sono stati bravi, cioè niente da dire, hanno fatto, non dico una partita perfetta, però una partita molto molto diligente, questo qui sicuramente. Allora ringraziamo coach Farina e gli facciamo un grosso in bocca al lupo e i grandi complimenti per la partita di stasera. Grazie, ciao a tutti, ciao. Salutiamo dal Palastadio di Soresina al termine di Pizzighettone San Sebasket, una partita senza storia, null'altro da dire, se non darvi un appuntamento importante il 13 aprile. Siamo qui col direttore sportivo Stefano Generali, che ci ricorda appunto questo evento che stiamo preparando ormai da mesi. C'è la Formula 1? Lo Star Game. Ah, pensavo che ci fosse Monza di Formula 1. Pensavo per quello. Ho capito, bene. Vi aspettiamo tutti il 13 di aprile, che magari facciamo festa. Stasera è un po' più difficile fare festa, obiettivamente. Vi salutiamo allora dal Palastadio di Soresina, ricordando un appuntamento importante. L'appuntamento di domenica 13 aprile con il secondo All-Star Game Sanse Formedea della storia della Sanse Basket. Un appuntamento principalmente a scopo benefico, infatti il ricavato della manifestazione, che comunque avrà l'ingresso gratuito, sarà devoluto a Medea Onlus. È un evento fatto per divertirci insieme e festeggiare le attività della Sanse Basket. Sarà un vero e proprio All-Star Game, quindi ci saranno tutti i tipi di attività possibili e immaginabili e vi ricordiamo che i protagonisti di questa manifestazione sarete voi. Sta a voi infatti la possibilità di decidere chi mandare o meno alla partita delle stelle, l'All-Star Match, e siete voi a potervi iscrivere alla Skill Contest, la fantastica gara di abilità che aprirà il nostro All-Star Game e sarà la vera novità di quest'anno. Quindi vi aspettiamo numerosi domenica 13 aprile sugli spalti dello spettacolo. Alla prossima, ciao a tutti!